Ciao e benvenuto in un nuovo video di Segema. Come al solito, se i nostri video ti piacciono e ti sono utili, metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Oggi parliamo di un argomento molto sensibile e che è sempre molto difficile da spiegare sul posto, che sono le interferenze radio. Allora, purtroppo i segnali radio non sono visibili, quindi e noi siamo immersi sempre in tantissimi segnali radio. Pensiamo al wifi, ai nostri telefoni cellulari e tanti altri apparecchi che utilizziamo, le tastiere e i mouse che sono senza fili. Ma le interferenze derivano anche da apparecchi come il frigorifero, la lavastoviglie e tutti gli apparecchi elettronici in generale. Può capitare a volte che un telecomando che ha sempre funzionato, 30 anni che funziona regolarmente, a un certo punto la sua portata diventi veramente molto piccola. Escludendo il guasto sulla ricevetta del telecomando, a volte la causa è l'interferenza radio. Con un prodotto che è uscito da poco tempo della NICE, che è il telecomando bidirezionale, che ci dice effettivamente attraverso un LED e una vibrazione se la ricevente ha ricevuto il canale, riusciamo a vedere questa interferenza e quindi a renderla più palese. Poi vi dimostrerò come in effetti la sto procurando. Allora, normalmente questo telecomando bidirezionale, quando io premo, lui fa una lucina verde ad indicarmi che la ricevente ha correttamente ricevuto il segnale. Ma se sopraggiunge un'interferenza radio, a questo punto lui non fa più la lucina verde, ma fa delle segnalazioni arancioni e poi una rossa per indicarmi che la ricevente non è riuscita a ricevere questo segnale radio. Ma come è avvenuta adesso effettivamente questa interferenza? Come ho fatto ad evitare che il segnale del radiocomando arrivi alla ricevente radio? Allora, come ho procurato, dicevo, questa interferenza? L'ho procurata semplicemente con un altro radiocomando di equivalente frequenza di un'altra casa. Potevo farlo anche con un altro telecomando della NICE, sempre a 433 MHz. Questo che cosa significa? Significa che anche una potenza molto piccola come quella di un telecomando può oscurare l'emissione di una radiofrequenza di un altro radiocomando. Se io premo, in effetti come funziona? Io premendo il pulsante dell'altro radiocomando impedisco a questo segnale di arrivare. È una spiegazione molto empirica, non è effettivamente così, quindi i puristi della radiofrequenza perdoneranno, diciamo, questa semplificazione che è fatta solamente per spiegare il fenomeno dell'interferenza. Quindi che cosa significa? Significa che banalmente se un mio vicino di casa, se un mio dirimpettaio utilizza oppure ha un apparecchio, oppure anch'io dentro casa ho un apparecchio che non è ben schermato, che non ha non rispetta i limiti di emissione di radiofrequenza che sono stabiliti per legge, la mia ricevente radio non riceverà bene il segnale del radiocomando. Quindi a seconda dell'intensità poi dell'interferenza io riesco a superarla avvicinandomi. In questo caso non la supererei mai perché ce li ho attaccati, ma se io adesso porto questo dall'altra parte della strada, man mano avvicinandomi piano piano poi la ricevente riuscirà a prendermi. Quindi significa che scoprire l'interferenza sul campo è veramente molto difficile, serve uno strumento talmente tanto costoso che non ha senso nel mondo delle automazioni, non troverete nessun tecnico che ce l'ha, è uno scanner in radiofrequenza. Però è un evento che può accadere. Come si supera? Fortunatamente la tecnologia ci mette a disposizione altri tipi di frequenze omologate, ricordiamoci che in Italia ce ne sono solo due, 433 o 868. Se una delle due non funziona, basta passare all'altra. Col basta passare significa cambiare l'apparecchio ricevente e l'apparecchio trasmittente, quindi il ricevitore e il trasmettitore. Grazie.